GF VIP, Nikita Pelizzone Matteo Diamante, amore fine? Il gesto che scatena il gossip. Nikita Pelizzone, vincitrice dell'ultima edizione del GF VIP, ha ricevuto un gesto romantico che l'ha lasciata senza parole, rose rosse da parte del suo ex fidanzato. Matteo Diamante. La vincitrice del GF VIP ha sempre raccontato che negli anni passati insieme a Matteo sono stati un mix di diverse emozioni. C'è sempre stata molta passione fisica e anche molto trasporto mentale. Con il tempo però, quel trasporto è stato messo sempre più in discussione dai normali problemi di coppia, portandoli così a lasciarsi definitivamente fino a non parlarsi. E ora, cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo. Le rose sono i fiori dell'amore, simbolo di un sentimento ardente e sono ottime per sedurre. E Nikita lo sa bene, d'altronde, la modella si è sempre mostrata grata del fatto di aver incontrato il suo ex fidanzato dentro la casa del GF VIP. Tant'è che è stato il primo a tifare per lei durante la finale del GF VIP. Ma quindi, ora, sorge spontaneo chiedersi, sarà di nuovo amore tra Nikita e Matteo? Non ci resta che aspettare. Se son rose. Bine, caracterul meu de fier, că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.